Buonasera dal TG Liss. Un delitto assurdo e agghiacciante per come è maturato. La vittima, Giovanni Fresi, affermato gioielliere arzachenese di 58 anni, è stato avvertito al telefono che il figlio Michele, di 27 anni, con la passione del culturismo, stava andando in escandescenza all'esterno del bar Delfino, vicino al centro del paese. Quando il padre è arrivato sul posto, ha chiesto ai soccorritori di farlo scendere dall'ambulanza, dicendo loro che avrebbe pensato lui ad accompagnare il figlio a casa. Pochi attimi dopo il delitto, Michele ha preso da terra un bastone di ginepro e con forza inaudita ha colpito alla testa il padre. L'uomo è caduto esanime con una profonda ferita. Trasportato nell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, è morto 2 ore dopo, nonostante i tentativi disperati dei sanitari di tenerlo in vita. Dopo aver colpito il padre, Michele ha continuato ad aggredire chiunque si avvicinasse, compresi 2 carabinieri che poi lo hanno arrestato. L'effetto leader fa sempre il suo effetto e la giornata trascorsa a Cagliari da Matteo Salvini ha rilanciato le quotazioni di Christian Solinas, ma anche riavvicinato il governatore al suo principale competitor, vale a dire Paolo Truzzo, sindaco di Cagliari. Probabilmente l'input dei leghisti, con in prima fila il coordinatore regionale Michele Pais, era quello di dimostrare grande affettuosità verso il primo cittadino del capoluogo. Salvini ha chiarito che non ci saranno imposizioni da Roma, ma ha anche confermato che squadra vincente non si tocca, un messaggio per i centristi che erano pronti a riunirsi se fosse arrivata la candidatura unitaria della maggioranza al governo, che a quanto affermato dal vice premier ministro delle infrastrutture è rimandata dopo Capodanno. Con l'avvicinarsi della notte di San Silvestro si intensifica il lavoro della Polizia di Stato di Cagliari, che stamattina, durante la consueta conferenza stampa di fine anno, ha illustrato quali siano i comportamenti da evitare per non creare situazioni di pericolo e per festeggiare il Capodanno in sicurezza e in maniera responsabile, a partire dall'utilizzo degli artifici pirotecnici che, spiegano gli artificieri della Polizia di Stato, deve avvenire all'aperto. Una volta accesi ci si deve allontanare immediatamente. Vietati i fuochi legali di fattura artigianale e dal potenziale esplosivo molto elevato. In occasione dei festeggiamenti di Capodanno verrà potenziata anche l'attività della Polizia Stradale, soprattutto sulla 131 e sulla 554. Simbolo tangibile di gratitudine verso coloro che contribuiscono in modo straordinario al progresso e al benessere della città. Con queste parole il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha commentato il conferimento a Monsignor Giuseppe Batturi, arcivescovo di Cagliari, della medaglia d'onore Ottone Bacaredda. La cerimonia solenne si è svolta stamattina nel municipio del capoluogo. Sono molto grato al comune, ha sottolineato il Monsignor Batturi, che ha voluto concedermi la medaglia Bacaredda. Per me è un onore, forse meritato. Attraverso la mia persona sono sicuro che si è voluto dire grazie a quelle tante persone che quotidianamente si dedicano agli altri, operando nelle parrocchie, nelle opere di carità, nella Caritas. L'onorificenza, istituita nel 2004, è destinata a riconoscere l'eccezionale attaccamento alla comunità locale, ha sottolineato Edoardo Tocco, presidente del Consiglio Comunale. La stanza tutta per sé della Questura di Nuoro, inaugurata a maggio grazie all'iniziativa di Sor Optimist International Club, si arricchisce di un'opera realizzata dall'artista Silvano Caria e Samassi, che vuole ispirare serenità nelle donne che decidono di denunciare le violenze subite. L'iniziativa è stata presentata stamattina alla stampa.
Il questore Alfonso Polverino ha sottolineato l'importanza della realizzazione della stanza tutta per sé, un ambiente che consente alle vittime di violenza di deporre in un clima sereno e di riottenere quella libertà perduta. Mariangela Gravolo, presidente di Soroop Dynasty International, ha voluto sottolineare come la donazione dell'artista sia il segno della sua sensibilità come uomo, ma anche del rilievo che la stanza tutta per sé sta avendo nel veicolare il messaggio positivo contro la violenza sulle donne. Silvano Caria ha descritto la genesi dell'opera e la volontà di lanciare un messaggio di tranquillità alle donne che denunciano le violenze. Grande entusiasmo per la Coppa Davis, il trofeo che torna in Italia dopo 47 anni grazie alle prodezze di Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli. La città di Sassari stamattina ha accolto la famosa insalatiera d'argento, prestigioso riconoscimento dato ai vincitori della massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile. Sarà in mostra per appassionati, tifosi e curiosi nella clubhouse della Torres Tennis fino a domenica 31. La recente vittoria degli azzurri è una logica conseguenza del grande lavoro fatto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, presieduta da Angelo Binaghi, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'impresa degli azzurri. Grazie per averci seguito, arrivederci.